In vasi in grado di contenere 104.000 metri cubi di acqua, realizzati con un investimento complessivo di 3 milioni e mezzo. Sono in tutto 4 le casse di espansione realizzate lungo il torrente Castro, un'opera particolarmente importante che servirà a garantire una maggiore sicurezza dal punto di vista del rischio idraulico. Sono state così inaugurate le nuove casse situate nelle frazioni di Molinelli e Staggiano, area dove non solo scorre il torrente Castro, ma che troppo spesso è stata soggetta ad allagamenti. Una grande festa dove amministratori locali e regionali hanno fatto il punto sui lavori svolti. Sì, finalmente ci siamo arrivati con determinazione perché da tanti anni se ne parla, ma Arezzo è vulnerabile dal punto di vista idraulico, ha bisogno di queste opere, speriamo di non mai doverle utilizzare, però gli eventi climatici ci hanno imposto di realizzare questo intervento e di proseguire. È il risultato di una forte collaborazione fra gli enti, è anche un miglioramento del contesto ambientale del nostro territorio. Sì, la difesa del suolo e la messa in sicurezza idraulica è una delle priorità che sta perseguendo il governo regionale. Complimenti all'amministrazione comunale di Arezzo, alla provincia, a tutti quelli che hanno collaborato per utilizzare i finanziamenti regionali e realizzare un'opera poco appariscente ma molto utile per mettere in sicurezza una parte vulnerabile della città di Arezzo. Credo che la realizzazione di opere come queste, assieme ad una corretta e costante manutenzione, siano il segreto per evitare poi dei danni e in alcuni casi dei disastri che abbiamo visto purtroppo perpetrarsi anche in alcune realtà della Toscana negli ultimi tempi. Penso alla Versilia, penso alla Garfagnana, penso alla Maremma. Quindi la realizzazione di opere come queste, che poi saranno fruibili e utilizzabili anche per passeggiate, come percorsi cicloturistici, sono fondamentali e quindi credo sia importante ora proseguire con le altre opere della bicchieraia che costituiranno assieme a queste un sistema di casse di espansione che saranno sicuramente utili a non far succedere cose che abbiamo visto in passato e che invece in questo modo saranno messe in salvaguardia. Quindi davvero una bella giornata perché la collaborazione istituzionale ha portato ad avere la realizzazione di un'opera fondamentale. Sì, una parte importante, del resto è vero, una di quelle opere forse poco appariscenti di difesa del suolo e di sicurezza idraulica, si parla solo di fronte ai disastri. Invece qui se ne parla in chiave preventiva ed è un buon modo anche per guardare al futuro, per progettare il futuro, perché la sicurezza della comunità, la sicurezza della città è una precondizione essenziale per qualsiasi cosa. Continueremo su questa strada, è un livello di programmazione che ci siamo dati, ovviamente fondamentale. Tale del frutto anche di una collaborazione molto positiva tra gli enti e della capacità di progettare anche delle strutture tecniche all'interno degli enti, quindi con questo guardiamo al futuro.